Ciao ragazzi, allora stamattina vi vorrei parlare un po' meglio di quale può essere la mia disponibilità a dare alle varie figure che mi seguono nella cinofilia la mia consulenza privata. Ci sono molte persone che mi contattano ogni giorno su Messenger, che mi contattano tramite le mail che io a volte pubblico per poter magari ricevere dei miei video, dei miei manuali eccetera, che io offro gratuito e quelli sono disponibili a tutti. Allora vorrei però, per evitare che si continuasse a magari polemizzare su quelle che sono le aspettative di alcune persone che io poi non sono in grado di mantenere, non sono in grado di soddisfare. Allora guardate, se voi siete i miei clienti, ovvero avete acquistato dei cani da me, è ovvio che io non solo posso darvi una consulenza privata, ma ve la devo dare. Inizia un rapporto quasi in simbiosi fra me e il cliente, perché è necessario che io sappia sempre come sta procedendo questo rapporto padrone e cane, ma non solo, desidero sempre che il cliente mi chiami prima di improvvisarsi in qualche azione, sia nella crescita del cucciolo sia poi nella gestione del cane adulto. È sempre meglio, se uno ha in testa di fare qualcosa, prima consultare me, se si tratta appunto di una novità, e poi metterla in atto. Non fare come invece fanno alcuni clienti ogni tanto, che prima fanno una cosa, poi mi chiamano e mi dicono che l'hanno fatta e mi chiedono se hanno fatto bene o meno. Quindi, per cosa riguarda i miei clienti, io sono sempre disponibile per le consulenze private. Potete contattarmi tramite telefono, WhatsApp, via mail, insomma tutti gli strumenti che oggi ci vengono offerti dalla tecnologia. I miei orari sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19. Se per caso io lavoro con i cani, poi come ben sapete, se non riesco a rispondere subito, poi io vi richiamo. Ecco, vi dico da lunedì al venerdì, perché se voi avete qualche urgenza, e mi riferisco ai clienti, voi sapete benissimo che io sono anche disponibile sia il sabato e sia la domenica, se mi contattate WhatsApp o in qualche modo io o vi ricontatto telefonicamente o vi rispondo. Però dovrebbero essere veramente le urgenze, io non posso gestire, per dire, anche parlando dei clienti, se voi magari al sabato vi viene in mente una domanda che non è qualcosa urgente, me la fate, perché anche se cerco sempre di sforzarmi a rispondervi, il sabato e la domenica sarebbero i due giorni che io dedico alla mia famiglia. Quindi se c'è qualcosa di veramente urgente sono disponibile, se no vi chiederei di aspettare il lunedì mattina o un giorno durante la settimana in questo orario fra le 9 e le 19. Allora, oltre ai clienti io ho molti studenti. Allora, si può diventare miei studenti sia acquistando semplicemente il videocorso base sul cane da guardia, oppure partecipando o avendo partecipato in passato a quelli che sono gli incontri che io faccio personalmente, i miei vari corsi base, i corsi di specializzazione eccetera eccetera. Allora, per quelli che hanno acquistato il mio videocorso base, anche per loro io posso essere disponibile, se hanno qualche domanda da farmi dopo che hanno visto il videocorso base, non ne hanno capito qualche parte, parlo degli argomenti del videocorso base, io posso rispondervi sia tramite WhatsApp, magari con i messaggi vocali, se vi è più comodo, possiamo anche sentirci telefonicamente. Ma non è che perché acquistate il mio videocorso base, poi io posso fare il consulente della vostra situazione in privato che avete con i vostri cani. La situazione cambia se voi iniziate a frequentare questi incontri che noi facciamo diretti, appunto a queste giornate che io organizzo, perché lì avrete occasione di conoscere meglio, conoscere altri cinofili, avremo più tempo a disposizione, e quindi se io magari anche durante le lezioni potrete farmi delle domande, io potrò rispondervi se il vostro argomento è attinente a quello che noi stiamo trattando nel corso, a tutte le vostre domande. Per cosa riguarda la mia consulenza privata, proprio se avete delle difficoltà con i vostri cani, se avete problemi da risolvere eccetera, allora dobbiamo cercare, anche se il mio tempo è sempre molto limitato, di metterci in contatto direttamente, ma le mie consulenze private hanno un costo a parte.
È ovvio che se poi diventate delle figure professionali della federazione, diventate appunto consulenti cinofili per cani da guardia, ispettori federali, istruttori, poi a quel punto inizia un rapporto confidenziale che voi, siccome addirittura dovrete poi andare a risolvere dei problemi ad altre persone sui cani da guardia, è ovvio che avremo noi un contatto diretto alla pari dei miei clienti. Tutte le volte che vi servirà qualcosa, come stanno facendo sempre tutti, vi potete chiamare da lunedì al venerdì. Per cosa riguarda invece i follower, che sono tutte quelle persone che mi seguono con tanto affetto, che sono decine e decine di migliaia, allora voi, se rimanete solo follower, vi prego, vi dovete accontentare di tutti i contenuti gratuiti che io vi do, e sono tanti: ci sono le dirette, ci sono i miei filmati quotidiani come questo, ci sono i miei post, ci sono i manuali che metto a disposizione, ma voi non potete scambiare la mia disponibilità cinofila col fatto che io mi possa occupare in qualche modo dei vostri cani. Non è che in cambio del fatto che voi mi seguite io possa in qualche modo correre in aiuto se avete delle difficoltà. E vi prego, non mandatemi filmati dei vostri cani, che spesso non riesco a vederle, non mandatemi le fotografie, a volte mi intasate WhatsApp piuttosto che Messenger eccetera, perché io posso solo occuparmi, e faccio già fatica, di quelli che diventano i miei studenti stretti e dei miei clienti. Di conseguenza, per voi c'è tutto disponibile, il materiale che io metto, appunto, che è pubblico e che chiunque può mandare a prendere o può trovare su tutti i miei vari canali social, ma non posso fare di più. Ecco, per cosa riguarda invece le visite in allevamento, con i clienti inizia un certo rapporto, come dire, di confidenza, nello stesso tempo un certo tipo di rapporto io posso averlo anche con gli studenti, cioè nel senso, quelli che ad esempio acquistano il video corso base, se sono interessati ad acquistare qualche mio cane, prima dobbiamo fare un colloquio al telefono e dopo io posso anche fissare un appuntamento. Ma per cosa riguarda i follower, io non ho tempo di far vedere i miei cani, tanti mi chiamano e mi dicono: domani io sono dalle sue parti, passerei, vorrei conoscerla e vorrei vedere i suoi cani. Con tutta la buona volontà del mondo, io sono da solo a fare molte cose, ho molti impegni in cinofilia e i miei impegni li conoscete molto bene, non riesco a mantenere questa cosa. Quindi per visitare il mio allevamento è necessario prima di diventare almeno parzialmente i miei studenti, cioè acquistare il mio videocorso base, avere una base, anche perché io non voglio incontrare persone che non capiscano e nello stesso tempo non conoscano già la mia cinofilia e magari abbiano un'altra concezione di cane. Prima dovete capire con questo videocorso base cos'è secondo me il cane da guardia e che concezione ho del mio cane. Poi, se riesco in qualche modo, qualora voi voleste acquistare dei miei soggetti, come dire, fissare un appuntamento, ben volentieri. Ecco, un'ultima cosa che vi chiedo, siccome ho sempre molte richieste, se voi volete acquistare il cane fra 5 mesi, 6 mesi, 4 mesi, non fissate un appuntamento già adesso, tanto così per farvi un'idea. L'idea, cercate di farvela sempre con tutti i filmati, tutto il materiale che io metto a disposizione, poi quando mancano 15 giorni, 20 giorni, un mese al massimo dall'acquisto del vostro soggetto, allora mi chiamate, se siete studenti possiamo fissare appunto questo appuntamento. Io vi farò vedere, diciamo, i cani che ho disponibili in quel momento, insomma potremo parlare di tutte le cose. E vi ringrazio molto per avermi ascoltato in questo filmato, che era necessario perché c'è molte persone poi magari si lamentano che io disattendo le loro aspettative, ma ho la necessità che voi capiate un po' come sono organizzato e come porto avanti da tanti anni il mio lavoro. Ok, vi ringrazio ancora quindi di essere stati con me in questi minuti e vi auguro buon fine settimana. Ciao ragazzi, a presto.